Il metodo dei mini quadrati normalmente vi è quello che vi è più noto, perché lo applicate in tanti casi. Qui lo applichiamo ad un caso particolare, cioè costruiamo una funzione che chiamiamo scarto quadratico complessivo in questo caso, ma se fosse lo scarto quadratico medio sarebbe lo stesso. E questo scarto quadratico che cosa comprende? Comprende la differenza tra la probabilità calcolata nell'insieme dei dati che io ho e la curva di cumulativa, la distribuzione cumulativa empirica dei dati. Distribuzione cumulativa empirica dei dati che io vi ricordo sarà una cosa fatta così, che va da 0 a 1. La curva che ci ho tracciato io sarà la curva che ci vogliamo interpolare, cioè quando andiamo a calcolare lo scarto quadratico andiamo a calcolare la differenza tra i vari valori e sommiamo il quadrato della differenza. Dopo facciamo un esempio anche di questo con la curva di Mulder. Allora l'idea è che devo calcolare quei parametri, lo scarto quadratico è una funzione dei soli parametri, perché dentro ci metto i valori che ho misurato della mia variabile, gli x con i o gli h con i che dir si voglia. Per ogni parametro, quindi per calcolare dove la differenza tra lo scarto quadratico e il minimo, vado a calcolare dove la derivata dello scarto quadratico rispetto a ciascuno dei parametri è uguale a zero. Qui ho chiamato teta, io volendo indicare in maniera del tutto generale che ci può essere un insieme arbitrario dei parametri, anche se noi ci limiteremo a funzioni che in genere hanno due parametri. Nel caso della curva di Gumbel, com'è fatto il nostro scarto quadratico? Beh, al posto della probabilità accumulata di Gumbel, sostituisco il valore della probabilità accumulata, calcolata dove? Su tutti i valori che io ho, la mia serie temporale di dati x con i che ho misurato. E come vedete, è effettivamente una funzione dei parametri A e B. Il sistema che ne risulta, anche qua è un sistema non lineare, che di nuovo va risolto con il metodo di Euler o il metodo di Newton. Per farvi vedere che tutto questo che non c'è inganno, anche qui ho fatto la derivata delle due funzioni che dopo vanno poste a zero. E di nuovo vedete i tre termini che derivano dalla derivata della funzione di Gumbel, che è la derivata della funzione, la derivata di funzione e poi la funzione della funzione della funzione ancora. I segni meno possono essere posti da una parte o dall'altra a seconda di come si concepisce la funzione di funzione. E anche qui quindi siamo